turistica. Guarda che sei intervistato. Più mattina sono le 8:38 di sabato. Chi sei tu? Presentati che almeno. Luca. L'americano brasiliano. L'americo brasiliano. Salvador de Bahia è considerata una città chiassosa, considerata un po' la Napoli del Brasile. È una città molto sporca, pericolosa, ma è anche la culla della vera musica brasiliana. Io arrivo nella città alta di Salvador, che appunto che si divide in città bassa e città alta, un po' come Bergamo. E in questa zona in cui trovo alloggio, nel Pelourinho, risiede una scuola di percussioni famosa in tutto il mondo, che si chiama Olodum. Al mattino seguente al mio arrivo, intorno alle 9:30, vengo svegliato nel mio letto a castello, dentro la camera dell'ostello, vengo svegliato da delle vibrazioni e da un rumore assordante. Così appoggio la mano sul muro di fianco a me e sento che il muro e il letto vibrano in maniera impressionante. Quindi mi alzo di soprassalto, in fretta e furia, mi metto le prime cose che trovo nello zaino, scendo a gran velocità e mi butto in strada. Ritmo, musica, energia, Salvador de Bahia! Centro nevralgico del nuovo mondo, da qui che parto ogni nuova via. Dalle province del grande impero sento una voce che si sta alzando. Questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando. Questo è l'ombelico del mondo.